E proseguiamo, ragazzi, il neo iniziato Assassin's Creed Revelezio. Siamo a Masyaf. Fa veramente strano dirlo, ragazzi. Così quasi piango. Perché troppi bug mi hanno impedito di godere come si doveva di quel gioco. Anche pugnali da lancio, che bello. Allora, questi li voglio assegnare qui, però. Ok. Ma devi lanciare i pugnali, zio. Perché non li lanci? No. Vuoi l'assassino in volo, capito? Qual è la sincronizzazione totale prima che la fallisca? Perché ovviamente non è che me la dice. A parte il ricordo, devo ancora iniziare, vero? Sì. Prendetelo! Io volevo usare i pugnali da lancio, però che palle. Ops. Colpite! Disarmato! Chiappalo, però. Bello. Che spalla del cazzo, però. Non te la sei portata dietro quella? Di brutto? E ovviamente mi hanno resettato tutta la salute. Se ti depredo, che succede? Oh, 13 soldini, che non so che soldi possano essere quelli, però vabbè. Prossimo ricordo, c'è uno schiavo. Abbiate pietà, vi prego. Sono un lavoratore, ho famiglia. Che genere di lavoro fai? Scavo, per lo più. Ci ho messo un anno a trovare questa camera e negli ultimi 3 mesi ho provato a oltrepassare questa porta. Non hai fatto molti progressi. Non l'ho neanche scalfita. Questa pietra è più dura dell'acciaio. Non ce la farai. Questa porta protegge oggetti più preziosi di tutto l'oro del mondo. Ah, intendete dire gemme? No. Ci sono delle serrature qui. Dove sono le chiavi? Quei templari ne hanno trovata una sotto il palazzo del sultano ottomano. E immagino che il libercolo dirà loro dove sono le altre. Libercolo? Una sorta di diario. Quel maledetto capitano se lo porta dietro dovunque. Torna a casa. Trova lavoro da gente onesta. Oh, mi piacerebbe andarmene, ma quegli uomini mi ucciderebbero se ci provassi. Prendi gli attrezzi. Uno strano diario. Non fallire nessun pedinamento. Ok. Tra l'altro, Ezio, con questa voce, ragazzi, è disturbante. Dopo tipo 60 ore di gioco con la solita voce di Ezio, è veramente disturbante. E tra l'altro, l'età anagrafica del doppiatore di Ezio, di Revelezio, è ironicamente più giovane di quello di Renato Novara, che è il doppiatore di Assassin's Creed 2 e Brotherhood. Comunque, Madonna, quante cose ci abbiamo fatto qui. Scusate, io prima, però voglio dare un'occhiata prima che tipo non ci possa più tornare. Cos'è qui? Ok, sono i libri di Altair. Qua è dove facciamo i colloqui con Al-Mualim. Madonna. Qui dove Al-Mualim si incazzò perché non gli, Altair gli faceva troppe domande scomode. In realtà aveva ragione. Sempre sta figura di Altair. E poi qua ci dovrebbe essere ovviamente chiuso il cortile dove abbiamo fatto lo scontro finale. Comunque, eccolo qua, dove facevamo pratica. Una volta raggiunto Leandros, usciremo dal villaggio con lui.
Guardategli le spalle e assicuratevi che nessuno lo segua! Benissimo. Non fargli nessun pedinamento. Già lo sto per fallire. Ok, sono un po' nella merda. Devo andare lassù, giusto? Via libera. Vai giù. Io non sto capendo se mi posso fare individuare o no. Che palle. Però adesso se ne vanno laggiù, vero? Via. Io nel caso non mi sono fatto individuare. Poi dopo vediamo come si mette la situa. Loro fanno questo movimento qui. Non so, ragazzi. Non so. Ok, però devi salire. Ok, non comporta la desincronizzazione, quindi ok. O comunque non comporta il fallimento della sincronizzazione totale, quindi vuol dire che ho solo perso tempo. Fantastico. E mi dispiace allora aver lasciato quelli là in vita, sinceramente. Comunque, bastava fare questo. Cos'è, il paracadute? Ok. Va seguito lui. Magari stai dentro il perimetro, no? Vanno seguiti. Perfetto. Sono belle le grafiche, ragazzi. Quelle sono veramente belle. E quando alla fine completi il gioco al 100% perché ti piace, quando inizia il capitolo dopo lo apprezzi veramente un casino. Anche perché non sto facendo tutto di fretta e furia come feci una volta quando lo portai per PS4, registrazione della Play. Una cagata pazzesca. Io non capisco perché non si muovano. Perché si sono buggati. Ecco perché. Raga, si è buggato. Assurdo.
Non li posso lanciare. Mantieni a distanza, però. Raga, si è buggato. E continua a non fare un cazzo. Raga, è incredibile però. Non ho neanche oggetti da lanciare, nulla. Raga, mi tocca rinunciare alla sincronizzazione totale per questa boiata qui. No, vabbè, ma assurdo. Ma perché? Che Dio mi aiuti! Uccidetelo! Niente, devo ricominciarla, ragazzi. Devo ricominciare il ricordo perché? Perché si bugga il gioco. E riproviamoci, ragazzi. Che fastidio quando mi devo desincronizzare apposta perché il gioco è rotto. Ditemi voi. Adesso ti bugghi? No, adesso non si bugga. Grazie per avermi fatto perdere tempo. Non va fallito nessun pedinamento e quindi così faremo. Ok, questo è un misto di Rogue più Valhalla, palese. Anzi, in realtà mi sembra più Valhalla che in queste circostanze sia un mix di Revelezio più Rogue, più anche qualcosa di Assassin's Creed 3, ovviamente con tutte le boiate che poi sono state aggiunte successivamente negli RPG di Assassin's Creed. Comunque, per ora pedinamento che prosegue senza problemi. Tanto ormai la mappa di Masyaf la conosciamo. Per chi mi segue da un po'. Chiarissimo. Cristallino. Ezio cinquantenne che comunque spacca i culi. Sincronizzazione totale effettuata.